arbeitet der Bürgermeister von Neapel und alles, was hier in diesem Zimmer steht, spricht er von Neapel, von der Tradition von Neapel. Zum Beispiel an den Wänden sehen Sie diesen Stoff, das stammt aus Webereien, damalige Webereien Neapels. 20 studenti di economia dell'Università tedesca di Wiesbaden hanno fatto tappa a Palazzo San Giacomo nel loro viaggio di studio a Napoli dopo aver incontrato altre realtà del mondo economico ed imprenditoriale napoletano. Stamattina gli studenti hanno incontrato l'assessore al bilancio Salvatore Palma, che ha tracciato le linee essenziali per descrivere la situazione attuale nazionale e cittadina e con il quale hanno interagito affrontando argomenti di scienze economiche. Il viaggio di istruzione in Italia è una consuetudine dell'Ateneo Assiano, che ogni anno sceglie una città della penisola per approfondire la conoscenza della nostra economia, dei sistemi pubblici e privati e delle istituzioni. Una frequentazione che permette dunque di rapportarsi anche con un punto di osservazione interessante per la comparazione delle diverse realtà presenti in Germania ed in Italia, oggi incentrate in particolare sulla città di Napoli. Was aufgefallen ist, es gibt halt viele größere Unternehmen in Deutschland und was wir hier entdeckt haben, es gibt viele, viele kleine Unternehmen und auch die Verteilung. Also viele Leute in Deutschland arbeiten jetzt für sehr, sehr große Unternehmen mit vielen Tausenden von Leuten. Was wir jetzt hier so kennengelernt haben, waren auch viele kleine Unternehmen und auch Verbände, die kleine Unternehmen vertreten. Und das ist so ein großer Unterschied, was man merkt. Also wirklich viele Unternehmen, wo nur bis zu 10 Leuten arbeiten. Es gibt viel mehr Ähnlichkeiten, als wir ursprünglich gedacht haben, beziehungsweise Deutschland ist in Bundesländer aufgeteilt, es ist hier eher also nach Region. Aber ich finde, hier ist es halt, man hat, also mein Gefühl nach und mein Eindruck ist, dass man halt einen direkt engen Kontakt zu den Leuten hat, von den Hierarchien her. Ci hanno sempre accolto tutti con grande calore, ma l'accoglienza che ci hanno riservato le istituzioni e le persone qui a Napoli è veramente straordinaria, direi che probabilmente siamo arrivati un po' tutti con un bagaglio di pregiudizi e stereotipi, negativi forse, io ho cercato ovviamente di preparare la strada dicendo guardate che Napoli non è solo la terra dei fuochi, perché ovviamente purtroppo gli aspetti negativi nella stampa estera sono ben presenti. Sembra quasi un'offesa dirlo, ma ci ha sorpreso. Siamo contenti di essere qui, abbiamo trovato una città che ci sembra in crescita, dinamica, cioè non abbiamo per fortuna vissuto la fase terribile delle montagne di rifiuti che hanno dominato le pagine dei grandi giornali in Europa per tanto tempo, purtroppo, e ci sembra una città normalizzata, per fortuna tornata alla normalità, e insomma noi auguriamo a questa città di continuare su questo percorso, ecco.